probabilmente noi continueremo a fare le flebo. A fare le flebo e a consigliarle di fare. Ma quello che è da aggiungere però è il discorso della supplementazione per gli orari. Cioè, quando arriviamo a fare le flebo, il calcio l'avete visto, è a 2, è a 3, è No, a certo, ma 4. questa è terapia, eh? Quindi Non è prevenzione. è Questa è per questo che terapia. io ho voluto intervenire prima, perché attenzione, quando noi arriviamo in fronte alla vacca terra, una vacca che si muove, che va via così, la facciamo la No, flebo, scherzo. però sappiamo che non è la flebo la risolutiva da lì alla successiva settimana. Tant'è che pian pianino ci siamo portati o a distribuirlo anche per via sottocutanea o a frazionare la flebo in più momenti durante la giornata, perché quello che avviene adesso lo racconta. Vado. Sono anche dei tecnici nutrizionisti e ci sono allevatori che usano alcuni adrenaliniche, altri no. Cioè, non significa che per forza uno deve adottare un determinato sistema nella sua azienda, perché alcune aziende vanno benissimo senza dieta, con sali agnonici, altri non ne vengono fuori da certi problemi, Effetto in del funzione dei suscitatore. foraggi a disposizione, in funzione di mille variabili. Per cui è proprio uno di quei capitoli che è da trattare col nutrizionista. Cioè, tutto l'aspetto Attenzione, gestione. sono valide se gestite correttamente. Sì, sono valide se gestite correttamente, Non si però interviene. sono, sì, un secondo, sono tutti argomenti molto da gestire col proprio nutrizionista di fiducia. Cioè, non possiamo pensare di prendere alcune informazioni che vengono fuori dalla relazione di oggi e trasferirle d'amblè nella propria stalla o mettersi in contrapposizione con il nutrizionista perché oggi ha sentito che determinate cose sono da fare e altre non sono da fare. Quindi questo mi preme specificarlo perché Sì, chiaramente non perché sia possiamo chiaro strapazzare in la 5 minuti un argomento che sta mettendo in crisi i nutrizionisti di tutto il mondo sulla transizione della vacca al latte. Quindi non possiamo. Sì, vai. Allora, nella diapositiva che avete appena visto, avete un po' visto la storia di quello che abbiamo fatto in questi anni. Cioè, pian pianino anni fa proponevamo delle bottiglie. Poi da qualcuno poco avvezzo alla bottiglia si è passato al bolo, qualcuno che non se la sentiva di usare il bolo ha mantenuto la bottiglia, qualcuno che si è spinto un po' più in là ha iniziato con i dredging. Non c'è il giusto o lo sbagliato in termini assoluti, c'è anche una affabilità verso una procedura di una determinata persona. È logico che noi abbiamo cercato di dare a tutti il ventaglio di tutto, delle varie possibilità, poi quando uno si è reso conto che dare un bollo non è un cinema, salvo che non siano reggiane con le corna, dove può essere anche un cinema, ma la frisola normalmente ha una volumina Stai. gestibile, gestibile, un po' perché è decornata, e salvo qualche frisona particolarmente esuberante e inasciutta, non è un dramma dare il bollo, anche se richiede un po' di attenzione. No? Dell'intervento del volo prima del parto. Ci vuole un po' di sensibilità. Ci vuole un po' di sensibilità nel senso che dalla valutazione dei cordoni, quando l'animale morde i cordoni a livello sacro ischiatico, alla valutazione della variazione comportamentale, alla facilità di catturare quella vacca lì, perché spesso non è in box, sempre con tutte le catture o che si faccia catturare facilmente. Secondo me nel prossimo futuro ci verranno molto incontro i sistemi di prevenzione del parto, perché aumentando le dimensioni delle stalle, avendo una minore attenzione su un singolo soggetto, salvo per chi vuole avere delle stabilizzazioni fisse, dove comunque il parto non dovrebbe venire in vacca legata, c'è veramente una predizione di 12-24 ore al momento del parto. E ultimamente abbiamo visto anche qualche vacca a terra prima del parto. E andando poi a misurare il calcio, effettivamente c'era una situazione di ipocalcemia. L'altro discorso delle 24 ore dopo il parto, noi spesso l'additiamo a l'abbiamo munta troppo, no? Prima c'è stato un momento in cui nessuno ha fatto commenti sulla mungitura parziale della vacca in prima mungitura, però purtroppo abbiamo avuto anche delle esperienze dove la distrazione. La vacca pluripara preparata ti dà 15 litri di colostro e boom, ti cade giù per terra dopo 12-24 ore dalla prima mungitura. Per cui sono tutti discorsi questi che tornano
tornano all'interno di quelle che sono le situazioni cliniche che abbiamo visto in campo. Ed è da queste osservazioni in campo, oltre che quelle di tipo bibliografico, che ne deriva poi la posologia che ci consigliano coloro che vengono in volo. Quello di fare una somministrazione, se possibile, prima o al più tardi al parto, e una ripetizione in funzione di quella che ha la capacità di volo di sciogliersi e di venire assorbito da parte della madre. Quindi le indicazioni che vengono date purtroppo dobbiamo cercare di interpretarle e applicarle con la maggior precisione possibile.